Ciao! Buongiorno! Buongiorno, bau! Buon pomeriggio! Buon! Ciao! Oddio, mi si sta mosciando un affare qua. Si è mosciato, non sta più su, devo mettergli un po' di colla a caldo. Quando c'è questo cerchietto, cosa faccio? C'è la Degustabox, ma voi direte, l'abbiamo già visto nella copertina e io vi dico, niente, avete ragione. Questo è l'altro vestito, ok? In molti mi avete chiesto dove li ho presi, vi ho dato il link, mi avete chiesto di farci un video, difatti lo volevo fare, però faccio prima a darvi il link, perché tanto ho comprato quattro cose, due vestiti, due magliette e basta, non sto qua a farci un video. Chi volesse il link dove ho preso ste robe enormi, perché guardate veramente, se le prendete prendete due tagli in meno, perché veramente la roba veste enorme, guardate, cioè... Però è freschissimo, l'ho già lavato, è proprio freschissimo come vestito. Ecco, ne ho presi due, uno con questa cosa qua e uno quello che l'ho appiastricciato con la crema di caffè che è tipo a quadri. Voi direte che c'entra con la Degustabox? Non lo so, però io vi ho sempre detto che come che parlo con delle amiche, perciò ve lo raccontavo, quando si va al bar, uno si compra una borsetta, qualcosa, ve lo dicete, ve lo dite, sì, e io ve l'ho detto. Allora, è arrivata la Degustabox! Andiamo ad aprirla, è arrivata ancora ieri, ho resistito nell'aprirla, amiche, però pesa, eh! Non so cosa c'è dentro, ma pesa. È arrivata prima questo mese. Il mese scorso è arrivata dopo il 20. Ma perché è così buio? Aspettate che provo. Ho lasciato sulla tapparella. Ecco, proviamo con qui. Ho lasciato sulla tapparella perché oggi c'è un po' nuvoloso. Stamattina c'era il sole. Comunque vado ad aprirla. È pesantissima. È arrivata prima perché mi è arrivata ancora. Mi è arrivata ieri mi è arrivata, o sabato. Allora, oggi è martedì, no, ieri mattina mi è arrivata, il 17. Aspettate che la apro, eh. Ieri mi è arrivata, lo scorso mese mi è arrivata tardissimo, mi è arrivata tipo il 22, credo. Questo mese, perché di solito arriva dopo il 15. Allora, come sempre, voi sapete che io non guardo cosa c'è dentro perché voglio l'effetto sorpresa. Mo' tiriamo via la carta, non guardo nemmeno. Qua ci sono i brochure che giriamo perché non voglio vedere cosa c'è dentro. Forse gli altri occhiali vanno meglio. No, perché devo leggere cosa c'è dentro. Allora sapete noi cosa facciamo? Mettiamo come sempre gli occhiali, come chiamo io, trasgressivi, così posso vedere sia di qua che quel che tiro su. Andiamo! Ci sarà pure questo mese il mangime per gli uccelli, come tutti i mesi, perché tutti i mesi, voi sapete, era coperta. Perché mi sono rotto tutto, ragazzi, non so come ho fatto, ma vi faccio vedere, cioè, questo è quello dei poveri, no? Cioè, mi si è sgasciato tutto qua, mi si è rotto tutto. Aspettate, me lo metto su. Mi si è rotto, c'aveva la molletta, ci ho pestato su, mi è andato per terra, ci ho pestato su. Vabbè, questa è un'altra storia. Aspettate che lo metto qua, ecco, così mi sentite. Prurito al naso. Allora, cos'è che vi stavo dicendo? Mi ricordo più. Ah, ci sarà il mangime per gli uccelli pure questo mese. Sapete che tutti i mesi mettono dentro la barretta per gli uccellini? Allora, intanto c'è questo. Ha fatto puff. Allora, andiamo. Ah, c'è il lapo pure. Vieni, lapo. Vediamo il cotino. Di qua. Vieni di qua. No, di qua, qua, qua. Saluta a tutti. Non ne frega niente. Mangia il biscotto. Andiamo col primo. È una roba moscia. Moscia e secondo me è pane. E ho fatto giusto. È il pane morato. Allora, devo dire, fetta spessa, a lenta lievito. Allora, devo dire che questo è buono come pane, però l'ultima volta che mi è arrivato era mollo. Cioè, l'ho aperto e le fette
Ma aspettate, perché mi dà fastidio così. Allora, le fette erano tipo bagnate. Non so perché, ma non mi è piaciuto l'ultima volta questo. E sì che è buono solitamente. Non so se ho preso io quello sfigato. Boh. Comunque, un pacco di questo pane qua. Andiamo con la seconda. Forse sono biscotti? No, non sono biscotti. Gran pavesi, le sfoglie cotte al forno, buone. Della pavesi, le sfoglie cotte al forno, no, queste sono buone. Buone, buone. Uno di questi. Fino adesso, diciamo. Poi c'è dentro, cos'è? Tonno, due scatolette, sento, una piccola e una grande. Il tonno! Non me l'avevano mai messo, credo, in una degustabox. Tutto tonno. Lavorato sul luogo di pesca, la qualità per tutta la famiglia. Sì, beh, con una di queste tutta la famiglia muore di fame, a dire la verità. Con questa ancora ancora. Non l'ho mai provato, non so se voi conoscete sta marca, tutto tonno. Io non l'ho mai vista, Aierone, tutto tonno, non ho mai visto sta marca, vi giuro. Se voi la conoscete, che è buona, ditemelo, perché io la prima volta che vedo sta marca qua di tonno, mai vista. Comunque, una piccola e una grande di tonno, il tonno va sempre bene. Poi, qua c'è una bottiglia, perché è una roba dura. Allora, beh. Come tutti i mesi, contentissima, c'è dentro qualcosa della Mutti. Tutti i mesi c'è dentro qualcosa della Mutti. Sugo semplice con pomodoro datterino. Mi sembra che me l'avevano già mandato questo. Mi pare di sì. Comunque questo è molto apprezzato perché io il Mutti lo prendo sempre e tutti i mesi, come il mangiare per gli uccelli, c'è dentro. Ok. Contenti comunque. Peschiamo, peschiamo. Questa qua. Questo è un pacco di brioche. Sono brioche con dentro i semi di uccelli. Comunque, sette cereali e semi. Croissant con zucchero di canna. Però sono quei croissant che non è che sono tanto buoni, perché c'è un dentro che ti senti in bocca tipo il mangiare per gli uccelli. Il mangime che date agli uccellini, uguale. Queste qua. Vedete vicino? Cioè, sembra che ci siano dentro il mangime per gli uccelli, non lo so. C'ho un'unghia nera adesso. Guardate che vergogna, sapete perché? E sì che me le sono passate pure con. Ma dai, non posso fare un video che si vede l'unghia nera. Aspettate che me la pulisco, va. Sapete perché c'ho l'unghia nera? Me le sono pulite anche con. Me le sono pulite anche con lo spazzolino. Perché ho tirato fuori la terra di un vaso per metterla in un altro vaso. Perché un vaso ho buttato via perché mi è morto il ciclamino. Però la terra era buona, perciò ho tirato fuori la terra e ho riempito un altro vaso. E mi sono passata col coso, ma vabbè. Comunque queste. Ditemi se come lo scorso mese volete che vi faccio il video dove faccio gli assaggi di tutto quello che c'è dentro. Allora, questo è un succo perché c'è il tappo. Perciò un succo e fa esatto. Oh, ma anche sto mese ci va di culo, ma guardate sta fuori come siamo usciato. Buono anche arancia rossa, io ogni tanto la prendo. Vi ricordate, l'avevo già comprata questa quando ho fatto un mukbang sulla colazione. Senza zuccheri aggiunti, arancia rossa della Santal, buona. Sto mese guardate anche, oh, sono 2 mesi che veramente sono bravi. Fino adesso niente di. Qua c'è una confezione lunga e semifina con dentro una roba dura. Bigotte!
Pensano sempre anche a voi. Cos'è? No, vabbè, detersivo. Ma no, dai, ma che cacchio c'è da un bucato fresco e profumato inizia da una lavatrice pulita, sole, cura lavatrice express. Già nei cicli brevi a bassa temperatura rimuove germi e batteri dallo sporco. Ma dai, è la prima volta che metto dentro un detersivo, un coso, cioè. Ah, per pulire la lavatrice è questa. Che buon profumo. È la prima volta, sapete, che mettono dentro detersivi dentro una degustabox. Hanno sempre messo da mangiare, mai, mai detersivi. Nel caricare la lavatrice con pochi capi, consulta le istruzioni. Ah, ci mette dentro. Ah, è per pulire la lavatrice. Cura lavatrice. Pulizia di igiene una volta al mese, usi questo. Prima volta che mettono dentro una roba del genere. Forse sarà una novità e allora vogliono. Per una volta solo è questo. Una dose. Per una volta solo. Boh, proveremo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qua c'è un pacchettino con delle cose tipo Kinder fette al latte, ma non può essere perché quelli ci vogliono il frigo. Che buone! Anche queste mi sembra che me le avevano già messe mesi fa. Pick up, queste qua. Choco e Milka, sì, sono i due biscotti con dentro il cioccolato. Ma mi sembra che anche queste le avevo già messe. Tavolette al cioccolato al latte con il pieno di crema al latte, doppio biscotto. Ma buone. No, ma c'è qualcosa che non va. Mai messe dentro queste cose buone qua. Allora, una barretta, ragazzi, sarà mica per gli uccelli? Eccola qua, tutti i mesi c'è, inutile. Eccola qua, bio. Frutto con morbido frutto bio l'albicocca, senza glutine, alto contenuto di fibre. Eccola qua la barretta. Tutti i mesi la barretta è immancabile. Poi vediamo cosa c'è. Qua c'è un affarino che sembra quei succhi di frutta fruttolo che spremi fuori e viene fuori. Oh la miseria, cos'è sta roba? Umu di lupini, gustoso, facile, sfizioso. Salsa per spuntini di lupini. Mai vista io sta roba qua. Ottimo con ortaggi freschi come il sedano, le carote e il finocchio. Eccellente per guarnire con creatività. Finger food e antipasti. Ingredienti: lupini, acqua, olio, patate e acido lattico. Mai provato, magari anche buono, ma lo proveremo. Boh, io manco i lupini ho mai assaggiato. So che a Roma, da quelle parti lì, li vendono nei sacchetti i lupini. Io non l'ho mai mangiato. Allora, qua c'è caramelle, gomme. Insta white. Mastica con un confetto e accendi il sorriso ogni volta che vuoi, meglio di no. Mi dispiace, Degam. Mastica, sono rimasta con quattro denti. La maggior parte sono tutte capsule ponti e il sorriso anche no. Perciò non è sicuramente per me, ma lo darò a Giovanni o la Erika perché proprio gli rimarrebbero attaccati i denti, però apprezzatissimo. Allora, qua è una bottiglia. Estate! No, dai, tè nero, zenzero e limone. Non mi piace lo zenzero. Tè nero, zenzero e limone. Magari anche buono, eh. L'estate è il mio, sapete che è il mio tè preferito, l'estate, però con zenzero e limone comunque l'assaggeremo, eh.
Se voi dite che devo fare un video, ma anzi, ma che cacchio ve lo chiedo? Io lo faccio e basta. Un video assaggi con tutta la roba che c'è dentro. Lo faccio, lo faccio. Ce n'è dentro un'altra. Un'altra. Tè verde, menta e lime. Questo deve essere più buono. Il tè verde a me piace. Menta e lime pure. Saranno quelle nuove queste? Tè verde, menta e lime. Questo deve essere buono. Proviamo, proviamo. Non è ancora finita, eh? Vediamo, c'è dentro l'ultima roba. Una birra! Col capron! C'è un caprone davanti. Coi corni. Vel cocopoluvichi. Vel copopov. No, velco popovichi Kozel Premium Lager Premium. C'è un caprone. Non so se voi la conoscete perché voi sapete che io sono astemica, non bevo birra. Comunque, Kesel significa, vedi, cioè, e non lo sapevo, l'ho sparato a minchia, eh? Cioè. Kozel significa caprone. Beh, vabbè, c'è la foto. C'è la foto del caprone. E poiché la generazione del borrifico, birrificio del piccolo villaggio di Welke Popivi, Popo Vince, ci si prende cura della tradizione. Sì, vabbè, dai, una birra, eh. Una birra. Non piace la birra. Basta, finito. Diciamo che ci è andato anche bene, eh. Diciamo che il 90%. Allora, qui ci abbiamo preso anche la roba per pulire la lavatrice. Questo è come utilizzarlo. E andiamo a vedere i prezzi. Allora, tanto qua c'è il tonno. Scopri la nuova linea tutto tonno. Ah, è una nuova linea questa. Manco c'è il prezzo allora del tonno. Eh no, non c'è. Ah sì, eccolo qua. 80 centesimi la scatoletta piccola, 1,40 euro quella grande. Le brioche 2,19 euro. La birra del caprone 1,50 euro. I pavesini, quelli lì, 1,85 euro. La mutti 1,99, il santale 1,49, il sole campione in regalo per te. Ah, 4,99. I pick up 1,69. I dei gum, le gomme 2 euro. Pane morato 1,40. Estate 90 centesimi. La barretta 1,25. Immortà. E la Madama Olivia lì no. Ah, ma c'erano tanti gusti che si potevano prendere. Quella del patè 2,29 euro. C'era pure il peperoncino. Non le olive io avrei preferito però. Vabbè, olive, peperoncino, l'humus e l'altro mi sembra che siano piselli, non vedo mica. Vabbè, abbiamo finito anche per questo mese. Non ho detto come funziona. Chi volesse la degustabox allora costa 9 euro la prima col codice sconto che vi metto nel primo commento e nell'info box vi metto il codice sconto che costa la prima 9,90 euro. Le altre 14,90 o 15,90 non mi ricordo nemmeno uno o l'altro. Mi sembra 14,90 tutti i mesi. È un abbonamento che potete tirare via subito. Potete prendere anche la prima e poi lo eliminate. Non è che dovete per forza prenderlo per mesi o per anni, no. E vi lascio il codice sconto per prenderlo a 9,90 euro la prima nell'info box e nel primo commento. Basta che andate dentro, compilate. E potete pagare con carta di credito, postpay, tutte quelle robe lì, non alla consegna. E basta. Ciao a tutti e alla prossima.